Ciao, sono Daniele Dasmatter e benvenuti ad una nuova Traino to Laugh Challenge. Episodio 76. E se mi sveglio so che sarà ok. Benvenuti amici miei nella puntata numero 76 e fa anche rima, sapete bene che fa rima, e sono veramente euforico perché ci stiamo avvicinando alla puntata 100, che sarà una puntata super speciale, ma prima di quella ci saranno altre puntate speciali, ma non oggi, oggi è una puntata classica. E le puntate classiche sono le più difficili perché sono quelle in cui fino ad ora sono caduto, ma è anche vero che è da un po' che non rido, e se tu pensi di avere il video che mi farà ridere, anche fuori dal casello di Carisio, segnalamelo sul mio subreddit che troverai nella descrizione di questo video, perché se io rido tu vinci e ricevi in regalo una maglietta California personalizzata. Ma ora basta chiacchiere, è il momento di partire con la puntata di oggi, quindi lascia un like e... no, non dico partiamo finché non lasci il like. Lo so che è una cosa automatica, c'è chi lo fa in automatico, c'è invece chi aspetta che lo dico e chi invece non lo mette perché non lo dico. Fai anche tu un'eccezione, metti un like, non ti costa niente e a me cambia letteralmente la vita. Non è vero. Partiamo. The Guercio 85, una grande gara. Lo sapevi che un pittore che fa anche il pilota nel tempo libero, secondo recenti studi, fa gli acquarelli? Che vergogna. Sadomaso, bel cane. Wow, che bei chihuahua, ho sempre sognato di averne uno. Posso tenergli il guinzaglio? Certamente. Io, 2 secondi dopo. E a chi li racconterai? E tu che rimani sempre la mia password del wifi. E chissà se lo sai. Per favore non piangere. Io ho un chihuahua. Dopo proverò. Lopa 2907. Ups. Non fa ridere. Carful Jock 2504. Precisione millimetrica. Queste cose mi urtano nel cervello. Effect Dismal 7433. Alla fine torna dentro a strofinare la lampada. Il vicino indiano che sbatte il tappeto. Simpatichino. Magico 97, provo anche con questo. Io, dopo aver notato che nella cagata post sushi appena fatta è uscito fuori un pezzo di nigiri ancora integro, avevo ancora fame, la qualità era ancora ottima. When the world seems a shell, like you've had too much wine, that's amore. Non più dry farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano. Che schifo. E che faccia ha questo bambino. Non so se ridere o vomitare. Fabri 88, Daniele, io prendo una XXL, grazie. Te lo auguro. It might not sound like much, but boars are the lifeblood of a farm. Only it's not blood they pump, it's water. And without water, the stock could easily die. Time to identify the problem. During dry periods, groundwater levels can easily drop. So my first step was to ascertain just how deep the water was sitting. I'm gonna measure the depth using this. It's a plumb line. Weight on one end and measurement all the way along. We drop it down. When it hits the water, we know how much water we're dealing with. Pretty straightforward, but you do have to know what you're doing. And down she goes. If you want to keep a property like this green, you need to have your balls working properly. Chicken got caught in the tape and it's gone. Oh, shit. Shit. Oh, it's dead. Ah!
Sospetto che sia un video fake, ma è qualcosa di incredibile. Gnomo mongoloide, grande Andrea. Io al campo estivo con tutti i bambini, sono animatore. 3, 2, 1. E se voi amate la figa, battete le mani. E se voi amate la figa, battete le mani. E se voi amate la figa, e se voi amate la figa, e se voi amate la figa, battete le mani. Porco. Viva la figa! Questo è lo stesso motivo per cui mi hanno fatto fare l'animatore solo una volta nella mia vita. Prudent Payment 3877, secondo tentativo della nuova stagione. Se finisco nel video, Denise, l'eventuale vittoria è per te. Nice big Genopolis, ventricosis. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amore. È una cinepanettonata, ma mi stava per far ridere. Lily Lai 3. Questo bambino farà rivivere i traumi a certe persone. Se questo bambino piangeva così durante il 1940, la gente sarebbe corsa ai loro bunker. Bellissimo. Real Kobe non ha bisogno di descrizioni. Capisco anche perché. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole, le stelle, sprinta e va. Mangia libri di cibernetica, insalate di matematica, e a giocare su Marte va. Non sorridere, maledetto! Sembra che abbia un filtro anche quando non c'è il filtro. Questo va di diritto nella sigla della prossima settimana. Nico PTL, a lui pareva buono. Le raccomandazioni di Don Gino al nuovo prete dell'altra parrocchia. Sui piselli io sono d'accordo, sui piselli croccanti, ma i piselli più piccoli di questi, quelli ancora giovani. Perché il pisello grosso, croccante, è un po' troppo farinoso, e quel sapore un po' minerale che... A me pareva buono. Eh no, il sapore minerale non va bene. E siamo giunti agli ultimi video di questa puntata. John hai capezzuto. Ci riprovo, riprovo e riprovo. Io che spiego a mio fratello che non deve piangere dopo che gli ho lanciato uno stendino a 400 km orari. Sta per tornare a casa, mamma. Come sai resistere ai colpi, come incasti, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Io facevo così con mio cugino. Significant Stop 890. Attenzione N-word. Ciao Dani, come stai? Bene, grazie. Quando al cenone di Natale trovi il bambino di un ospite a dormire sul tuo letto. Chi è? Chi è questo negro? Mai visto. Questo è negro. Non è una novità, ma funziona sempre. Personal Newspaper 51. I genitori della tua fidanzata ti invitano per la prima volta a cena e devi spiegar loro cosa fai nella vita. Ah beh, grande Filippo Champagne. Sono un grande amante del bere, bere bene, ovvero champagne, vini rossi e anche qualche superalcolico. E poi sono ludopatico, frenetico, mi ballo tutta la fresca, a gioco, a bere. E... è un ottimo modo per presentarsi. New Ship 7042. Magnetismo traente. Madonna che fucilata.
Terz'ultimo video di questa puntata. Aromatic AD 6504. Ciao Dani, primo video dell'anno. Quando sei italiano e vivi all'estero. It looks good, doesn't it? Well, è puzza fino sopra. Oh, yeah? Yeah. Il formaggio ce l'hai messo? No, you want some? Che pomarolo, sono messo da qua dentro, fanculo a mamma. Da. Queste non sono i pomaroli miei, eh? Oh, mannaggia, sta andando quella puttana! Ma va a fanculo a mamma, da giuretto che non era buona! Oh, offesa fino alla settima generazione! Penultimo video, altalene scassate. Giusti 85, no one is safe. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Oppenheimer. Ma siamo pazzi, ma chi ha detto Oppenheimer? E ancora imbattuto, mi accingo all'ultimo video di questa puntata. Edotam 1998, la senti la puzza? Chiedo un soffocotto come premio della mia win alla mia ragazza, ma non tengo conto delle condizioni del mio sottopalla dopo 8 ore di game. Mi sta venendo da vomitare. La senti la puzza? La senti la puzza? Ma la senti la puzza? Vomito. Puzza. Povera Giulia. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui, spero che vi siate divertiti. Come sempre scrivetemi nei commenti con quali video siete caduti. Io invece rimango ancora imbattuto. Ma se tu pensi di potermi battere, segnalami un video sul mio subreddit che troverai nella descrizione di questo video. Ma ormai sono potentissimo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, lasciare un like a questa puntata e noi ci vediamo venerdì prossimo. Un bacione alla mamma e California!